io sono Carla e questo è il mio canale. Ciao a tutti, sono Carla e questo è il mio canale. Sono al mare, come vedete dalla location un po' improvvisata. Davanti a me ho il mare ed è bellissimo. Allora, sono qui perché ho fatto qualche acquisto e allora ho detto facciamolo vedere subito, così riesco a togliere tutto dai sacchetti, come vedete. No, non li vedete. Yeah, Carla. Prima di tutto io volevo consigliarvi un canale. Volevo consigliarvi un canale perché sapete che ogni tanto faccio queste cose. Quando vedo dei piccoli canali appena nati, che magari hanno del potenziale, diciamo, però non riescono ad emergere come dovrebbero perché appunto sono appena nati, io sapete che ve li nomino, così magari potete scoprirli. In questo caso io parlo di Ellie Queen, che è una ragazza che avevo già conosciuto su The Pop prima che iniziasse a fare video su YouTube. Poi ha iniziato a fare questi video e la trovo bravissima. Adoro il suo modo di porsi, adoro il suo modo di parlare, il suo modo di gesticolare. Fa soprattutto outfit e niente, io vi lascio il suo link qua nell'info box, quindi se avete voglia andate a spulciare un po' i suoi video e se vi piace iscrivetevi, perché appunto a me piace molto, mi farebbe piacere farla scoprire anche a voi. Ok, adesso passiamo veramente agli acquisti. Allora, innanzitutto appunto vi faccio vedere una cosa che non c'entra nulla con ciò di cui parlo solitamente, ed è questo. È un raccoglitore ad anelli, trovo bellissimo. L'ho preso a Triora quando c'era Strigora, che è la festa delle streghe. Su Instagram ho messo qualche foto, quindi anche lì se volete seguirmi, il mio nome è Carlambra con una sola in mezzo, comunque trovate anche il nome qui sotto nell'info box. E questo raccoglitore ad anelli con la dea Kali, che adoro personalmente, della religione induista, ed è bianco e nero, e la parte nera è tutta di velluto. Infatti se toccate è di velluto, adesso c'è ancora la pellicola protettiva, non l'ho ancora tolta, ma è di velluto. All'interno ci sono i pennarelli e il disegno, perché in teoria si colora questo raccoglitore ad anelli e non si esce dai bordi, diciamo, perché appunto c'è il velluto spesso. Io non lo colorerò perché lo trovo magnifico così, però appunto è nato per colorarlo. Passiamo ad un acquisto invece un po' più consistente, che sono loro, le Nike, le scarpe da ginnastica, diciamo. Le cercavo da un po', però le volevo anche carine, non solo funzionali. E allora le ho cercate e non le trovavo. Ho detto vabbè, aspetto Sanremo, perché a Sanremo c'è un negozio che non mi delude mai, è in via Cavour, si chiama Nomuri, qualcosa del genere, non mi ricordo. In ogni modo vende cose sportive e ho trovato loro. Mi piacciono veramente troppo. Sono le Nike Free 5.0. Fluo, che più fluo non si può, gialle. Sono molto morbide. E finalmente ho trovato il paio di scarpe da ginnastica che mi piace. Poi, ieri sono andata ad Aise, che è in Francia, dove c'è Fragonard, che è una fabbrica di profumi. Era un po' che non ci andavo e ho comprato un profumo. Allora niente, questo è un regalino. E poi ho preso questo, che è bellissimo secondo me, e questo sacchettino qui è un eau de toilette, cioè sia l'eau de parfum che l'eau de toilette. L'eau de toilette costa nettamente di meno che l'eau de parfum. La signorina, che parlava oltretutto molto bene l'italiano per fortuna, perché io di francese non so niente, mi ha detto che anche l'eau de toilette è molto persistente sulla pelle, soprattutto a questa profumazione che ho preso io. Allora, il sacchettino è bellissimo. Si apre così e all'interno c'è la boccetta di profumo, che è da 200 ml, è veramente tanto. Eccola qui, io la trovo bellissima, qui c'è la scritta Fragonard che voi non vedete. La mia profumazione è diamante. In qualche negozio, secondo me, potete trovarla anche nella vostra città, Fragonard, o comunque su internet. Secondo me delle fabbriche di profumi migliori. Ha tutte le varietà di profumi, quando vai lì non sai nemmeno scegliere, perché questa è una profumazione speziata, floreale ma speziata. È proprio buono. Ho preso l'eau de toilette perché mi ha detto l'eau de parfum si mette tac tac, io non sono capace a far tac tac, io me ne metto tantissimo addosso, e quindi ho preferito prendere l'eau de toilette da 39 euro, 200 ml, piuttosto che l'eau de parfum, che è il
30 ml costava 37 euro. Ovviamente costa di più perché c'è più... Porca la miseria, sto orecchino. Ovviamente costa di più perché c'è più percentuale di essenza. Poi, al mercato di Sanremo di martedì, ho comprato degli accessori. Allora, innanzitutto questi orecchini che vedete in questo video. Mi sta facendo sclerare questo perché non sta la clip dietro. Non so per quale motivo, devo aggiustarlo in qualche modo. E... questo orecchino diamante, diciamo, qui, mi piace veramente tanto, innanzitutto di qua si vede meglio, è proprio bello. Questo qui l'ho preso in una bancarella che aveva un angolo soltanto di questi gioielli così, ti giuro che avrei preso tutto, però costavano abbastanza. Li ho tolti perché stavo sclerando. Ecco, vi faccio vedere subito. Questo di Hello Kitty che fa morire da ridere. Praticamente a Sanremo, dove ci sono i giochi, quelli per i bambini, per pescare tipo, ci sono anche i giochi delle monetine. Tu metti le monetine e poi ti scendono altre monetine o altri gettoni, no? E ho preso un po' di gettoni e mi hanno regalato questo, che sono non dei racchettoni, sono dei racchettoni di Hello Kitty col velcro. E quindi la palla si attacca, capito? È un po' un casino, mi piaceva, era di Hello Kitty. A Mentone ho comprato questa scatolina con i rossetti di latta per metterci dentro i miei rossetti preferiti, perché io di rossetti ce l'ho tantissimi, però di preferiti che metto veramente tutti i giorni ce ne sono di meno, e quindi li metto qui dentro. Adesso ho messo quelli che ho qui, oltretutto questo qui che indosso è di Wet n Wild. Adoro i rossetti matte di Wet n Wild. Questo qui è il numero 905 Smoking Hot Pink, mi piace tantissimo, ne ho anche uno corallo, ma sicuramente andrò a Torino in Corso Romania, che c'è lo Shan, li vendono i rossetti di Wet n Wild, e ne prenderò sicuramente altri perché mi piacciono in tutto, tenuta, texture, finish, bellissimo. L'acqua e sapone ad Imperia, sì, ho fatto 1000 giri, quindi ho comprato ovunque. Ho comprato questo che è un'acqua profumata, è un'acqua profumata della Biblos. Avevo già comprato un'acqua profumata della Biblos qualche tempo fa, la profumazione mare. Questa qui è la profumazione cero ed è la perfetta copia, ve lo giuro, di Angel di Thierry Mugler. È la stessa profumazione, identica, ovviamente quello di Thierry Mugler tiene di più, questa è un'acqua profumata, si mette un po' su tutto il corpo e dura poco, però costava 7,90, 250 ml, quindi. E poi ho voluto provare questa BB cream per gli occhi della Garnier, non l'avevo mai vista onestamente, fatta a roll-on, e si mette sotto le occhiaie, distende, schiarisce, copre, per adesso mi sta piacendo molto. Poi da Starbucks a Nizza ho comprato, vabbè, oltre il mio caramel macchiato, che... pazzesco, è buonissimo, finalmente l'ho di nuovo bevuto dopo Praga. Ho preso anche i Chicles da Vera Piemontese, i chewing gum. Poi sempre al mercato di Sanremo ho comprato degli altri orecchini, però questa volta ad un euro, in un banco che vende tutto ad un euro. Allora, questi sono bellissimi secondo me, hanno la monachella, quella un po' carina, non l'uncinetto soltanto. Anche queste rosellone così bellissime, queste sono proprio belle, con la clip dietro, anzi adesso me li metto. Le adoro queste rosellone, mi piacciono veramente tantissimo. Questi due braccialetti qua, che danno una luminosità pazzesca e secondo me ci stanno benissimo qui insieme. Infine questi due braccialetti qua di plastica con queste pietrozze, che nel banco in cui ho preso gli orecchini, quelli che sono costati un po' di più, costavano anche lì 15 euro, così poi ho cambiato banco e c'erano questi che sono un po' più piccolini, ma l'idea è quella, un euro, li trovo bellissimi da mettere insieme. Poi a Coldinavo ho comprato questo che secondo me è pazzesco, è un profumatore per cassetti, per ambiente piccolo diciamo, che è appunto della marca Coldinava, non so dove possiate trovarle, sicuramente al ritorno voglio passare dal Nava, che è una strada alternativa diciamo all'autostrada, per prenderne altre, perché questa profumazione mi fa impazzire, talc e fiore di loto, mi piace veramente tantissimo, si alza qui e dà profumo, io qui non ho ancora alzato, solo così per sentire il profumo ed è buonissimo, e voglio metterlo in macchina perché ho cambiato macchina e sono troppo felice.
non vedo l'ora, il 25 o il 26 vado a ritirarla e non vedo l'ora. Io lo so, non è più rosa, però c'erano dei problemi per avere la macchina rosa, poi un giorno magari vi racconterò perché... Poi sono andata a Tally e ho comprato delle cose che mi piacevano da un po' e volevo prenderle. Allora, innanzitutto ho comprato dei pantaloncini semplicissimi neri perché mi mancavano, ce li avevo blu, che sono della tuta, semplicissimi neri, mi servivano. E poi ho comprato due crop top neon, uno fatto così, con scritto neon yellow, e questa era della collezione, quella permanente, quella nuova. Mentre questo qui era in saldo, e questo qui è un corallo fucsia arancione. What? Faccio vedere altri pensierini che però ho preso anche per me. A Triora, sempre quando c'è la stregora, la festa delle streghe. È una cosa secondo me simpaticissima. Viene venduta in questo pacchetto. E vi apro, adesso vi faccio vedere. È questa. E voi mi direte, Carla, cos'è una caffettiera? Allora, innanzitutto è tutta colorata. Non è una caffettiera. È pazzesca, è bellissima. Sembra una caffettiera, perché in teoria è una caffettiera tutta colorata, decorata. L'ho presa nera e rossa, che si abbina perfettamente con la mia camera. Però, praticamente, vi spiego. Qua sotto ci vanno le tea light, le candeline. Dentro, invece, che c'è questo meccanismo qui, ci vanno le goccine di olio essenziale, perché è un brucia essenze, cioè ditemi se non è particolarissimo e troppo bello. E niente, io ho scelto la profumazione fiori d'acqua, che è molto buona, molto fresca, ad ambiente, ci sta perfettamente, e non vedo l'ora di provarla. Praticamente la candelina surriscalda la parte di sopra e dal buchetto, diciamo, fuoriesce l'odore. Lo trovo stupenda come idea. E appunto nel pacchetto troviamo candeline, olio essenziale, caffettiera e sotto caffettiera. Infine passiamo agli acquisti fatti nel mio negozio preferito di Sanremo, che è Bisù. È sempre in via Cavour, via Cavour 22. E via Cavour è la mia via preferita, cioè comuri, no muri, lì quello da ginnastica. Poi c'è un negozio che si chiama Top Girl e vende tutti gli accessori con le pietre giganti, poi vende la Follow Us come marca, vende tutte cose un po' particolari. E più avanti ancora c'è Bisou, che vende tutta la Imperfect, tutta la Gaëlle, tutta la Shop Art, la FAC, vende tutte queste marche pazzesche, le Converse straparticolari. Questo negozio è pazzesco, mi piace troppo. E ho comprato ancora due cose di Shop Art in saldo. Allora, questo qui mi ha detto che è una versione limitata, non c'è, infatti non l'avevo mai vista, ed è questa canotta lunga, un po' sbracciata così, con qua scritto 06 e dietro scritto Bad Girl 06 e le stelline solite di Shop Art. L'ho presa gialla, c'era azzurro Tiffany, non verde Tiffany, come mi ha fatto notare qualcuno. Poi c'era gialla e di altri colori. L'ho presa gialla da indossare con delle scarpe che ho gialle, molto belle. E poi ho preso questa, che addosso sta benissimo, io ve lo giuro, fa proprio un fisico bello, ed è questa t-shirt con la scritta di qua di fianco New York, le stelline, la scritta 03, Shop Art e dietro OMG. Oh my god. E niente. Basta, finito. Spero gli acquisti vi siano tanto piaciuti, spero di avervi dato qualche ispirazione, o comunque spero di avervi fatto passare quanto sarà 15 minuti in compagnia. Alla prossima, ciao!